Finisce Busnago contro Carpi, vince 3-1 Busnago. Siamo con Augusto Sazzi, l'allenatore di Carpi. Allora, coach, vista la partita di stasera, si può dire che abbiamo visto uno spettacolo quasi di A1? Ma io devo fare i complimenti, perché a Busnago ha fatto una partita straordinaria. Non so quante altre volte sono riusciti a giocare così bene, perché sono stati veramente bravissimi. Complimenti a loro, la mia squadra è stata brava a rimanere comunque in partita, perché veramente il livello di gioco si è alzato tantissimo. Abbiamo avuto un paio di momenti nei quali potevamo girare la partita a nostro favore, però per piccoli dettagli e soprattutto per un Busnago straordinario questa sera non ci siamo riusciti. Complimenti a loro, siamo orgogliosi di essere venuti qua a lottare, perché è un campo comunque difficile, e se il Busnago gioca sempre così è sicuramente da primi posti in classifica, come lo siamo noi che stasera non abbiamo fatto forse la nostra miglior partita. Comunque venivate insomma da 6-7 vittorie consecutive, quindi il vostro campionato è di assoluto livello. No, siamo contenti di quello che stiamo facendo, sappiamo che in trasferta si soffre dappertutto. Certo, volevamo dare continuità alla bellissima vittoria che abbiamo fatto domenica scorsa a Loreto, non ci siamo riusciti, ma proprio per merito di una squadra che ha veramente sfoderato una prestazione di altissimo livello, quindi complimenti a loro. E noi ci rimbocchiamo le maniche di nuovo, ci rimettiamo a lavorare, perché il nostro obiettivo è comunque quello di entrare nei playoff e cerchiamo di mantenere la posizione in classifica il più possibile. Quindi tornando alla partita di questa sera, c'è qualcosa delle sue ragazze che non ha funzionato tecnicamente o meno bene rispetto alle vittorie precedenti? Ma sicuramente abbiamo sofferto in ricezione, oltremodo è la prima partita che soffriamo così tanto, quindi questo ci ha un po' tolto la sicurezza. E dei contro però devo dire che il lavoro muro difesa è stato efficace sia da parte nostra che da parte di Busnago, con quei piccoli dettagli che hanno permesso a loro di essere importanti nel momento conclusivo, soprattutto del terzo e del quarto set, che potevano girare entrambi per tutte e due le formazioni. Quindi davvero una bella partita. Per quel che riguarda il primo posto della classifica, si pensa che ormai sia andato, è importante arrivare al secondo posto? Sì, è importante, magari poteva essere anche importante arrivare al primo, però non ci siamo riusciti per adesso a stare attaccati alla Aprilia, che gioca comunque bene su tutti i campi, mentre noi in trasferta soffriamo. Ci serve di scuola, perché poi se vogliamo vincere qualcosa nei playoff si può sperare di arrivare secondi, di averla bella in casa, però certamente dobbiamo ancora fare un cammino molto lungo, quindi sicuramente arrivare secondi sarebbe importante, vogliamo stare il più possibile attaccati alle prime della classe.